sole dalla mano all'orizzonte, quando il buio stende il chiasso della gente, la stanchezza addosso che non va più via, come l'ombra di qualcosa ancora mia. Lo chiamiamo a gran voce, vediamo un po' cosa succede. Prepariamo il microfono. Io ne ho due, posso scegliere. Allora, signori e signore, ladies and gentlemen, madames e messieurs, ho il piacere e l'onore di annunciare. È acceso già, sì sì. Chiedo a Pietro di andare a controllare il microfono, si è acceso? Sì, controllamelo, ci siamo? Prova. Ho il piacere di annunciare, signore e signori, lo accogliamo con un grandissimo applauso, Luca Sardella! Yeah! Si sente bene la voce, non so, lontano e vicino, troppo forte. Sottovoce, piano, noi ci facciamo scolpare. Ma che bella sta gente, guarda, vengo qui, oggi ho mangiato il pesce, tu mi dici qua mangia la carne, vedete, vai, su, il pesce è buono, c'è il mare, ma è piovuto qui oggi, mi hanno detto, poco, però fa bene alle piante, tanto a mare non c'è nessuno ancora adesso. Ah, queste sono le piante da regalare? Io ho il cofano qui, lo puoi aprire e mettere nella mia macchina. Bene, allora voi sapete che quest'anno io sto su Rai 2, non so chi mi segue, non mi segue, parlo un po' dei mercati d'Italia, del mangiare sano, mangiare bello. Abbiamo tralasciato un po' i nostri fiorellini, però stanno sempre con noi. In aprile adesso faremo molte cose con Striscia la Notizia, faremo degli spot televisivi per la nostra rivista Vivere Light, uscirà il mio CD finalmente dopo 2 anni con Fiorello. Abbiamo questo CD molto bello, uscirà in aprile, quindi sentirete anche le mie canzoni, quindi canzoni nuove che non farò qui, qui parleremo di piante. Buongiorno a questi due ragazzi meravigliosi, fate un applauso. Grazie. Lui viene dalla Svizzera? Dusty. Scusa? Dusty. Ah, Dusty. Da che paese vieni tu? Dusty. Dimmi il paese. Castellammare di Stabia. Castellammare di Stabia. Tu? Castellammare di Stabia. Ok, abita tutto lo stesso paese. Io sono contento che l'amico Giovanni ci invita più ogni anno in questo garden, che secondo me più che un garden, questa è la casa dei fiori, delle piante più belle d'Italia. Io ci vengo volentieri, ieri ho portato degli amici di Pistoia, appena sono arrivati è venuto come un infarto, hanno detto che bello, che meraviglia, effettivamente hai piante stupende, meravigliosi, prezzi buoni, sei sempre, c'è la cortesia, la gentilezza tua, dei familiari tuoi, dei tuoi dipendenti, e noi ci veniamo volentieri perché è bello stare qui con te. Grazie Luca, soprattutto il fatto che tutti gli anni vieni e quindi continueremo. Grazie a tutti voi, vi faccio notare che effettivamente i prezzi li abbiamo abbassati rispetto all'anno scorso, quindi mi auguro di vedervi ancora di più anche in seguito. Ecco perché le piante sono più contente oggi, poi c'è la crisi, è giusto passare, grazie, un applauso, la Versilia in fiore. Signora, coraggio, per una pianta di qui. Comanda, come si chiama? Sì, Giuliana. Scusi? Giuliana. Mi date una pianta della Giuliana, per favore, prego. Dai, mi trovo che arriva anche il capimbo. Andiamo, ah, che bella pianta. Voi sapete come si chiama questa pianta, tutti quanti? Come si chiama? Scusate? Come si chiama? Che peonia. Se la porti via, non ce la faccio più. È sua, con qua. Se la porti via. Se la chiami Clara. La chiami Clara. Sì, Clara, ciao. Come si chiama? Come si chiama Abia? Comunque, queste foglie le signora, dica come si chiama Abia?
Paniti. No, no, vabbè, hai chiami Clara, come lei, come si chiama? Clara. Clara, bravo. Clara e Claretta, se porta Claretta a casa. Claretta, bene, un applauso a Clara e Claretta. Ciao. Mannaggia, mannaggia. Allora, carissima Vincenzo, vi faccio un regalino mio che faccio quando faccio le feste con gli amici, con Fiorello, con amici a casa, che sono molto amico di Rosario. Un saluto che ho fatto prima anche con un messaggio. Io sono pugliese, nasco in Puglia, tanti anni fa ho lasciato la mia Puglia, una famiglia poverissima, a casa mia entrava l'acqua quando ero un bambino, che dovevamo cacciare l'acqua fuori, pensare prima all'acqua e poi a mangiare. Mi sono laureato in agraria, botanico, Milano ho dormito con i barboni, ho fatto il primo disco, ho vinto un cantagiro, poi la televisione e sto qua, però la Puglia me la porto sempre dietro. E mi regalo una canzoncina che mio padre cantava a me da bambino e so che vi piacerà perché è piaciuta agli svizzeri, agli olandesi, ai milanesi, ai siciliani, tutti quanti, pure a Bruno. Essa è spernata, spernate buona, spernate buoni capelli. Non importa che essa è spernata, spernate buona, ma vai a piglia. Io poi ci metto lì pila di gomma e la spernia gli faccio passare. Io poi ci metto lì pila di gomma e la spernia gli faccio passare. Non mi importa che essa è cercata, cercate buona, cercate buona. Non mi importa che essa è cercata, cercate buona, ma vai a pigliare. Io poi ci metto gli occhi di gomma e la cerchia gli faccio passare. Io poi ci metto gli occhi di gomma e la cerchia gli faccio passare. Non mi importa che essa è stendata, stendata e buona, stendata e buona. Non mi importa che essa è stendata, stendata e buona, ma l'hai capita. Senza denti significa, eh? Io poi ci metto gli denti di gomma e la stampia gli faccio passare. Io poi ci metto gli denti di gomma e la stampia gli faccio passare. E mio padre cantava, noi eravamo piccolini, a noi ci piaceva. Non mi importa che essa è smannata, smannata e buona. Smannate buona malaia piglia. Io poi ci metto lì menne di gomma e mennia gli faccio passare. Io poi ci metto lì menne di gomma e la smannia gli faccio passare. Non mi importa che essa è strappata, strappata e buona, strappata e buona. Strappate buona malaia piglia. Io poi ci metto la trippa di gomma e la strappia gli faccio passare. Io poi ci metto la trippa di gomma e la strappia gli faccio passare. A questo punto mio padre si alzava e se ne andava. E il papà, papà, e poi dopo il corpo umano finisce là. Beh, insomma, noi a scuola anche elementare ci insegnavano che il corpo umano fino ai piedi, insomma, dire qua papà, papà, pudico, lui non voleva, non ci voleva raccontare il seguito di questa canzone perché c'era un punto delicato e non sapevo come raccontarcelo. Allora da grande poi ho fatto un po' di ricerche di qua di là e siamo riusciti a capire come finisce questa canzone. Allora, tanto siamo qui i bambini, non fa niente. Non mi importa che essa andate buona, andate buona. Non mi importa che essa andate buona, malaia piglia. Il pocio, a Milano, quando la cantavo, si è alzata una signora, dice a Milano noi la chiamiamo, come la chiamano a Milano? La Bernarda. Bernarda.
perché? Vedi, io dicevo la Passerotti, dice no, la Bernarda, poi l'abbiamo cantata a Catania, come ti chiama a Catania? Stichio. Questo ognuno. Voi a Napoli come chiamate? Allora, a bucciare, ci vogliono. Però esiste nel corpo umano e la dobbiamo fare. Ti posso mettere la Passerotta di Roma e la mia gli faccio passare. Io poi ci metto la Passerotta di gomma e la anch'io gli faccio passare. Non importa che essa è cioppa, cioppa è buona, cioppa è più buona. Non importa che essa è cioppa, cioppa è buona, ma l'aia piglia. Io poi ci metto una ruota di scorta e la giubbia gli faccio passare. Io poi ci metto una ruota di scorta e la giubbia gli faccio passare. Sembra finita ma non è finita, perché il corpo umano finisce con tutto. Non m'importa che essa è morta, morta.